Ok ragazzi, buongiorno, ci troviamo sopra le alture di Voltri. Oggi Misteri della Terra è andata a visitare una rievocazione militare dalla Seconda Guerra Mondiale. E adesso andiamo a chiedere informazioni, andiamo a chiedere a un ufficiale della polizia tedesca, polizia militare tedesca. Ok, perfetto, entreremo da questa sbarra qua dove c'è la polizia militare che controlla e andiamo a vedere le varie postazioni che ci sono all'interno del campo. Mi farò aiutare da... I soldi che gli dà, la borsetta. Mi farò aiutare da questo signore che è dalla polizia militare tedesca, che ci illustrerà un attimino di che cosa stiamo parlando. Allora, un attendamento. Allora, abbiamo un attendamento, sì, italiano, con vari sacchetti di difesa. Abbiamo l'MG42 e abbiamo due mitragliatori individuali. Vediamo un po' con la mano i soldati, mano, che è il MAB. E quello cosa sarebbe? Quello dovrebbe essere un mortaio. Qualcosa del... non importa. Io ho chiesto a un esperto perché c'è tanta roba qua che non saprei da che parte cominciare. Attenzione, stiamo chiedendo informazioni di che cos'è questo oggetto misterioso. Cosa serve? Un portacanna per la canna dell'MG42. Perfetto, allora, ok, quando la canna dell'MG... Il cambio quando rimane, viene rovente. Perfetto, abbiamo svelato la gara. Quando la canna dell'MG si scalda, cambiano la canna. Ok, ci spostiamo, diversi elmetti, ma la parte interessante la troviamo là. Adesso andiamo a vedere là. Tenda tedesca con MG42. Ok, un altro attendamento tedesco, questa volta sempre con un altro MG. Qua sono i caricatori questi, se non sbaglio, no? Sì, il caricatore, questi. Sono i vari caricatori. Perfetto, ne abbiamo... Perché esistevano la 42 e la 38. Questa è la 42. Perfetto, la 42. I caricatori a... diverse, non sono a nastro. Ho capito, non sono a nastro, sono di quelli avvolti. Perfetto, guardiamo anche i mezzi. Questa i mezzi è la Massimo Russa, contatto di bicicletta, contatto di foto di riferimento. Allora, guardiamo la foto di riferimento, eccola qua. Non è una cosa inventata, è una bicicletta che effettivamente esisteva. Una bicicletta che trainava una mitragliatrice leggera, eccola qua. Questa è la Maxim. C'è anche il suo scudo. C'ha il gavettino, c'ha un po' di portapacchi, c'ha addirittura il portabomba a mano, la borraccia, può portare un fucile, cos'è? Un carcano questo quello? Qui, no, un Mauser? No, questo qua è un Mauser, sì, Mauser, un K98. K98, perfetto, e qua ci sono le munizioni. No, questo qui è il portamaschera antigas. Portamaschera antigas, io sono già stato rimandato. Qui perfetto. C'è una bomba a mano. Bomba a mano, di quelle classiche che vediamo. Qui c'è la... Perfetto. E gammellino. Che si apre, rimane prima e secondo, cioè pranzo e prima e secondo. Una sciccheria per l'epoca. Una sciccheria. Perfetto, ci spostiamo nel reparto motoveicoli. Guardiamo qua, abbiamo Moto Guzzi, non conosco il modello, comunque si vede già che è una moto militare. Sì. Ok, andiamo a vedere un'altra Moto Guzzi. Lui è il padrone, questo è il nostro amico. Qualche cenno storico su queste moto? Cilindrata? Super Alce, cilindrata? 500 e... Questo è la moto che hanno fornito dopo la guerra. Ah, questa è la moto che hanno fornito dopo la guerra. Questa è un modello dopo guerra. Vedo che ci sono due tappi, miscela? No, l'olio del motore e la benzina. Olio del motore, da lì lo mettevano. Il serbatoio della benzina. Ciao! Questa qua è del 1951. 1951, mentre quella? Questa qua è uguale, identica, è una colorazione diversa ed è più vecchia come anno, però sono identiche tutte e due. Quindi la Moto Guzzi ha partecipato al secondo conflitto mondiale? Guzzi, sì, ma non con questo modello qua, con l'Alce, che sarebbe il padre di questa. Perfetto, va bene. Ci spostiamo, andiamo nel reparto autoveicoli. Bene. Mamma mia.
Ok, ancora un'ultima spiegazione sulle Jeep Willy, perché non ho trovato grandi informazioni. Allora, cosa c'è da sapere sulla Jeep Willy? C'è da sapere che sono state fatte dal 40 o dal 41, non mi ricordo bene, comunque hanno più hanno meno, dal 40 fino al 45, che sono state fatte sia dalla Willy Overland e sia dalla Ford, ma soprattutto dalla Ford, perché ha inventato la griglia stampata, che è un po' l'emblema delle Jeep. E cosa c'è da sapere dalle Willy? Cilindrata? 2002 benzina, consuma abbastanza, ma via, accettabile. È una macchina che praticamente, se noi la giriamo, assomiglia a un Suzuchino degli anni 80. Perfetto, direi quattro ruote motrici sempre inserite. Quattro ruote motrici disinseribili. Ah, disinseribili. Inseribili con le ridotte, quindi è già una macchina moderna di 80 anni fa. Quanti posti a sedere? Quattro posti più tutto quello che si vuole finché la macchina va. Ho capito. Indistruttibile, direi, a questo punto. Beh, ovvio, c'è anche le sue rogne, voglio dire. Perfetto, tannica benzina. Ok, direi che abbiamo visto quasi tutto. Abbiamo visto quasi tutto, andiamo a intervistare ancora qualcuno, facciamo qualche fotografia, ma direi che il video finisce qua. Ok, qua da Forte Geremia è tutto e andate in pace.